Vito Vercellino, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini in sezione di Torino. Festeggiate quest'anno i 99 anni di fondazione della vostra associazione. L'avete voluta festeggiare qui a Balangero con gli amici degli alpini di Balangero? Sì, oggi ci troviamo qui, in questa bellissima cittadina. La giornata accompagna, le persone sono veramente ospitali. Abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti per la nostra presenza. Non è stata scelta così per caso la cittadina di Balangero, ma soprattutto perché c'è uno spirito alpino qui che ci dà ancora quel vigore che noi abbiamo bisogno. Noi che portiamo la storia, cerchiamo di portare avanti le storie dei nostri vecchi. I 99 anni della nostra sezione non sono pochi. Il prossimo anno, 7 giugno, festeggeremo i 100 anni della nostra associazione, la più vecchia d'Italia, non per niente si chiama La Veia, la prima nata in Italia. Cosa dire? Siamo felici, io sono orgoglioso di essere il presidente di questi 12.000 alpini, 147 gruppi, c'è una partecipazione da parte loro nei confronti nelle varie realtà locali, sono vicini alle istituzioni comunali per fare lavori, nelle scuole, portiamo nelle scuole certi ricordi, certe cose, certe tradizioni nostre alpine. Riscontriamo sempre un grande successo. E con questo penso che di aver detto abbastanza. Io ripeto, sono felice. Domani ci sarà questa grande festa in concomitanza ai 95 anni del gruppo di Balangero, che anche loro sono uno dei primi gruppi nati nella nostra sezione. Sono veramente orgoglioso di essere stato qui con voi. Grazie. È cominciata bene questa manifestazione perché abbiamo 3 giorni di fronte, ne abbiamo solo più uno, oggi lo completiamo, ieri è stata una giornata penso riuscitissima e penso che stasera diamo ancora una bella svolta anche al paese. La reazione dei cittadini è stata veramente buona. Tanta partecipazione, è stato un bel successo. Abbiamo confidato anche sul tempo, il tempo per adesso è stato clemente, domani si prevede che sia di nuovo una buona giornata, quindi sicuramente sarà una bellissima giornata per incorniciare tutti i 3 giorni dell'evento. A compimento di questo inizio cerimonia c'è stata l'inaugurazione del piazzale delle truppe alpine. Questa cosa è stato ribadito già prima dal sindaco ieri, però la premessa è stata fatta prima quando la nuova giunta comunale si era insediata con il sindaco Franco Romeo. Quando il sindaco ci ha chiesto di intervenire per le problematiche del paese o ulteriori migliorie del paese, noi come richiesta avevamo fatto di intitolare o comunque di dare un'identità al piazzale alle truppe alpine, perché questo piazzale col Sacrario Alpino di San Biagio era un pochettino isolato, non c'aveva un riferimento, anzi era chiamato il piazzale dei cannoni, cosa brutta e spiacevole. Con questo il sindaco ci ha accontentati con i dovuti tempi, anzi abbiamo fatto un ulteriore lavoro perché è molto più bello, perché è stato intanto una festa alpina. Lo svolgimento è stato fatto dalla fanfara della Brigata Taurinense Alpina, che penso che sia una delle migliori in Italia. L'evento è stato bellissimo e la partecipazione della cittadinanza è stata tanta e gradevole. Pertanto meglio di così non si poteva fare. Quindi ringrazio intanto il sindaco e tutto il suo consiglio.
per quanto riguarda il Sacrario, voglio dire, sarebbe sempre comunque un posto ancora più gradevole da ammirare e da vedere. Un evento del genere si poteva solo realizzare con la partecipazione e l'aiuto del mio gruppo innanzitutto. Poi c'è da dire che sono, tra parentesi, riuscito a creare uno staff di persone che sono riusciti a darci una grossa mano per l'accoglienza a tutti gli ospiti, i numerosi ospiti che sono venuti a condividere le cene con noi. E questo è stato fondamentale, perché senza un gruppo, senza l'unione di persone, queste manifestazioni non riuscirebbero. Thank you.
fare, stavo bravo. Guarda lui. Ciao. Ciao Italo. Ciao.